Fino al 30 settembre, appuntamento con Torino a cielo aperto, una rassegna di arte e cultura che si svolge in presenza. Sì, finalmente si ritorna a fruire degli eventi culturali e di intrattenimento dal vivo e non più soltanto in streaming. È un momento importante che coincide con una progressiva, diciamo, ripartenza generale delle attività. Siamo molto soddisfatti perché questo è il risultato di un bando che ha visto protagonisti oltre 42 soggetti organizzatori culturali di Torino che hanno partecipato a questo bando, 12 sono stati i vincitori e 12 i punti estivi realizzati coprendo praticamente l'intero territorio cittadino. Sono tutte iniziative che si svolgono in presenza, che riguardano, diciamo, con linguaggi artistici di tutti i tipi e anche con intrattenimento, wellness, insomma c'è un servizio che ritorna a far fruire i cittadini di tutte le categorie, di tutte le età e di tutti gli interessi, finalmente dal vivo. Si va dagli spettacoli serali di musica, teatro, danza fino alle attività anche durante il giorno, per esempio di laboratori per bambini piuttosto che per gli adulti. È un modo per ritornare ad appropriarsi dei luoghi pubblici, soprattutto le aree verdi, in una maniera finalmente, diciamo, quasi normale. Ci sono accessi gratuiti per alcune attività, altri sono con biglietto. C'è il contingentamento legato all'emergenza Covid? Sì, naturalmente tutti gli spettacoli sono sottoposti alle norme attuali che prevedono un massimo di 1000 persone all'aperto laddove ci sono le capienze, naturalmente, quindi opportunamente distanziati. Non tutti questi luoghi hanno questo genere di capienza, tutti hanno cercato naturalmente di fare il massimo e speriamo che nelle prossime settimane, con il diminuire, diciamo, dell'impatto del Covid, si possano aumentare ulteriormente, il governo, diciamo, lo Stato decida di aumentare ulteriormente queste concessioni, insomma, cioè di concedere una maggiore partecipazione. Questo naturalmente dipende poi dall'andamento del Covid.